Buongiorno. Entri pure. In tutta sincerità non mi aspettavo un giovanotto come lei. Sa, da come ha parlato al telefono. E mi ha incuriosito il fatto che abbia insistito così tanto per venire a casa mia, per espletare le pratiche piuttosto che nel mio studio. Ci tengo che lei si trovi in un posto confortevole per questo affare, dove si sente completamente a suo agio. Capisco. Affrontiamo l'argomento. È stato piuttosto vago al telefono. Di cosa si tratta? In realtà, signor giudice, oggi andremo a concludere un affare che non ha nulla a che vedere con il suo lavoro. Lei farà parte di un progetto incredibile, il più importante della sua vita, mi creda. Senta, non mi faccia sprecare del tempo. Se la cosa è di comune interesse, bene. Se no, non ha motivo di restare in casa mia. Ma come scorbutico. Ma potevo immaginarlo. Ciao, signor giudice, ho fatto qualche ricerca su di lei e sono saltate fuori cose piuttosto interessanti, come ad esempio il fatto che, per ogni caso, lei intasca sempre più soldi rispetto al suo normale stipendio. Curioso, chi sarà mai a pagarla così profumatamente? Forse qualcuno a cui conviene il suo favore per scampare dalla galera? Sì, deve essere questo. Che dispiacere. E pensare che se anche solo una parola partisse dalla mia bocca e arrivasse alle orecchie del suo circolo esclusivo, lei si verrebbe a sapere dei suoi protettori. E in questo modo potrei compromettere la sua carriera ed il suo sterminato patrimonio. Ma come si permette? Non aggiunga altro. Mi dia solo l'opportunità di fare quattro chiacchiere, si goda un po' di scotch e apra bene le orecchie. Bene, si siede. Lei ha mai riflettuto sul ruolo dell'umanità su questa terra? No, e non mi importa. Perfetto, sa come la penso io. Voi tutti vi credete così essenziali, quando invece rappresentate un veleno, una sorta di malattia che questa terra non vede l'ora di scrollarsi di dosso. E lei se ne tira fuori. Lei non fa parte di questa umanità. In effetti, io non faccio più parte della vostra umanità da molto tempo. Il mio valore su questa terra ormai è... diverso. Ci pensi? Se le api scomparissero, se le formiche non ci fossero più, che cosa succederebbe? Il mondo ne subirebbe un enorme danno, ma se l'umanità si estinguesse, la Terra ne gioverebbe. Questo perché? Perché la maggior parte delle persone fa solo del male. Non è d'accordo? Immagino di sì. Pensi alle formiche, un esemplare molto affascinante. Ogni formica ha il suo ruolo. Sapeva ad esempio che ci sono operaie incaricate di raccogliere tutti i rifiuti nel nido e portarli fuori in apposite discariche, oppure altre che sono abili allevatrici, che allevano afidi o pidocchi delle piante che coltivano funghi in modo tale che il formicaio non muoia di fame. Ora,
Se la maggior parte delle formiche non seguissero uno scopo, che cosa succederebbe? Il formicaio andrebbe allo sbaraglio. In questo caso ci vorrebbe un formichiere che uccida le formiche inutili e mantenga quelle che portano avanti le cose. Ecco, io trovo che sia una metafora perfetta se applicata all'umanità. Lei non trova? La maggior parte delle persone sopravvive ed è inutile per il progresso della società. Ma lei non può veramente pensare di voler eliminare tutte le persone che seguono una vita normale, anche se inutile. In effetti poi c'è una terza categoria di persone, formiche, se preferisce. Coloro che non meritano rispetto. Ma in base a quale morale una persona vale di più rispetto ad un'altra? Lasci perdere la moralità e guardi ai fatti. Io giudico in base a come le persone portano avanti la propria vita. Coloro che fanno del bene rispettano la terra, aiutano il prossimo e contribuiscono ad un futuro migliore, lontano da consumismo, guerra e distruzione. Sono l'elite, ma purtroppo una minoranza. L'umanità va sfoltita. Bisogna eliminare gli scarti e mantenere le persone giuste. Non vedo come questo possa centrare con me. E invece è proprio lei che contribuirà a questo progetto. Lei durante la sua carriera ha salvato dalla galera criminali, stupratori ed ogni genere di scarto. Lei ha permesso al male di scamparla più di una volta. Senza contare gli episodi di corruzione. Questo fa di lei una formica inutile. Anzi, pericolosa. Di terza categoria, signor giudice. E lei che cosa sarebbe? Il formichiere! Aspettiamo da troppo tempo, dovremmo andare adesso. È fuori discussione. Maledizione, Will. Io non posso credere che dai retta a quel pazzo. C'è di mezzo la vita di Susie, ti è sfuggito di mente. Will, ascoltami. Se noi organizzassimo dei rinforzi e andassimo là ora, lo coglieremmo di sorpresa. Io non posso credere che starai al suo gioco. Quindi vuoi rompere nel palazzo adesso quando sappiamo benissimo che ha un ostaggio? Sarebbe questo il tuo piano? Se non seguiamo le sue istruzioni alla lettera, lo verrà a sapere e ammazzerà Susie. Tu non lo conosci, non l'hai mai seguito da vicino. Io non capisco. È da quando stai seguendo questo caso che ti vedo più insicuro. Sono mesi che gli do la caccia, Sam. Ho imparato diverse cose sul suo conto. Andremo lì alle 18, solo io e te come concordato. Visto che lo conosci così bene, come mai ha voluto anche la mia presenza? Non lo so, non l'ha detto, ma mi hai sempre dato una mano nelle indagini, suppongo sia per quello. Io ho sempre agito in incognito, attraverso il computer. Non sa nemmeno che esisto.
Come fa a sapere che ero proprio io ad aiutarti? Guarda che non è facile smascherare un hacker. Non lo so. Riesce a capire un sacco di cose, è un intuito sorprendente. Stavo pensando a tutti quegli omicidi. Uomini e donne ammazzati da un pazzo che sembra agire senza nessuna logica. Ma non lo trovi assurdo? No, li ammazza per una questione etica, Sam, te l'ho già spiegato. E te l'ha detto lui, vero? Durante quella telefonata. Che cazzo ti ha detto esattamente al telefono, Will? Sei stato troppo vago. Scusa, quante volte te lo devo ripetere? Mi ha informato del rapimento di Susie e mi ha imposto di presentarmi insieme a te nel posto dove la tiene, altrimenti l'avrebbe ammazzata. Io ti conosco da molto tempo. E so che c'è dell'altro. Will, che cazzo ti prende? Questo caso ti sta cambiando. Mesi fa non mi avresti tenuto nascosto nulla. Ti ho detto tutto quello che dovevi sapere. Che c'è? Niente. Scusa. Hai ancora dei momenti di crisi, eh? Qualche volta, non come prima. Ho bisogno di un momento. Io sono fiero di te, stai superando questa fase con molta forza, secondo me. Grazie. Tu però non mi sembri turbato. Beh, non è successo a me. Sai a cosa mi riferisco? Susie, andava fatto, se lo meritava. Non ti sentirai anche un po' in colpa? Ma certo che mi sento in colpa. Non sembrerebbe. Amore, ti prego, possiamo lasciare perdere? Non sono in vena. Nemmeno io. D'accordo. Vuoi parlarne? Parliamone se vuoi. Io non so più cosa dire. Non ti capisco. Chiunque resterebbe turbato dopo un evento del genere. Tu non lo sai per niente. Ma che ne sai, scusa? Pensi davvero di essere così impenetrabile? So che non sei pentito. Non parleresti così. Ti conosco. Ok, vuoi la verità? Non mi dispiace per quell'uomo, non mi pento per come ho reagito. Lui ti aveva fatto del male, Susie. Io in quel momento stavo pensando solo a quello. In quel momento ho visto qualcosa di sconosciuto e folle in te. Tu sei un uomo di legge. E non hai avuto nessuna esitazione, nessun limite. Oh, so quello che ho fatto e lo rifarei. Era soltanto un verme, uno stronzo che non meritava di esistere su questo mondo. Quello che mi stupisce è che tu non la pensi nella stessa maniera, Susie. Riesci addirittura a compatire con quello che ha fatto, Susie. No, mi ha violentata, ma da allora io non riesco più a guardarti come prima. Perché tu sei diventato freddo. Non mi parlare come se fossi io il cattivo. Lui non ti doveva toccare. Io ho soltanto eliminato un individuo pericoloso. Cominci a farmi paura, Will. Che fine hanno fatto che prendi? Tu stai diventando il male che puoi distruggere. Quanto manca? Tra 8 secondi sono le 17. Quanto? Sono le 17. Questa attesa mi sta logorando. Pensare che Susie è da sola con quel pazzo mi manda in bestia. Sai qual è stato il caso che più mi ha colpito finora, oltre a questo? Non mi sembra il momento adatto, Sam. Dai, Will, dobbiamo ammazzare il tempo. Ci aspetta ancora una lunga ora.
Senti, anche se volessi non riuscirei ad ascoltarti, adesso la mia mente è troppo affollata. Facciamo che io te lo dico lo stesso e poi se tu non vuoi ascoltarmi fai pure, io quando l'anzi ho bisogno di parlare, ok? Come vuoi, come vuoi. Grazie. Era l'incarico del ragazzino, ti ricordi? Era vittima di bullismo alle scuole medie e ha coltellato quel suo compagno di classe perché tormentava un altro studente. Mi ricordo perfettamente di quel ragazzino. Sapevo che alla fine non saresti stato zitto. E ricordi anche quando abbiamo parlato con lui, del modo in cui si era giustificato? La sua frase mi è rimasta impressa nella mente. Io ci ho pensato per molto tempo. Che cosa aveva detto? Una voce mi ha costretto ad ucciderlo. Una voce che conosco da molto molto tempo mi dice sempre che cosa devo fare. Sì, 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 ora ricordo. Se non sbaglio, aveva anche detto di non essersi pentito, che quel bullo se lo meritava, no? Esattamente, e non lo trovi assurdo che una persona giustifichi un atto così estremo? Quindi non ti sei fatto un'idea? Non mi va di parlarne, Sam. E perché? D'accordo, allora alcuni assassini hanno una morale tutta loro. Molti credono che le loro azioni vadano compiute al servizio di un bene superiore. Evidentemente, quel bullo gliene aveva fatte passare di tutti i colori. Quando lui ha visto qualcun altro nella sua stessa condizione, ha sentito il bisogno di difenderlo. E non lo trovi molto simile all'idea del rapitore di Susie? In che senso, scusa? Mi hai detto che agisce secondo una propria morale. E quindi fermamente convinto di fare la cosa giusta. Magari la formica che lascia ad ogni suo omicidio indica proprio la sua filosofia. Beh, è ovvio che la firma che lascia ha un qualche significato. Sì, beh, d'altronde se lo chiamano il formichiere ci sarà un motivo, no? Che strano, eh? Il nostro capo ha sempre una gran fantasia nel dare nomignoli ai criminali. Sì, ma in questo caso è il criminale ad avere un nome d'arte. Weimann gli dà solo corda. Giusto, Weimann è molto più bravo a ricordarci che i poliziotti sono persone, non solo chiacchiere distintivo. Ma ti rendi conto che i nostri colleghi non hanno cavato un ragno da un buco con il caso del formichiere? Infatti, Weimann ha passato il caso a noi. Sì, già. Will, tu pensi che quel ragazzino abbia avuto delle valide ragioni per uccidere quel bullo? Certo che no, Sam, li conosci i miei valori. Sì, ma non mi sembri convinto. Che cosa pensi abbia in mente il formichiere? Ti ha spiegato i suoi piani, vero? Durante quella telefonata. T'ho detto che non voglio parlare di quella conversazione, è chiaro? Che cosa ti turba? Perché non mi vuoi dire che cosa ti ha detto? Stai zitto, Sam, comincia a farmi girare le palle. Ho visto come cerchi di evitare il discorso. Tu giustificheresti il formichiere. Che cosa c'entra questo? Rispondimi, lo giustificheresti. Stai zitto. Lo giustificheresti. Stai zitto. Pronto? Buonasera, Aquila. Chi parla? Credo che tu possa capirlo da solo. Il formichiere? In persona. Non mi attaccare. Non vorrei che qualcuno si facesse del male. Infatti, chi con me? Una brava ragazza. Dovrai scusarla, è legata. Non farle del male, figlio di puttana. No, non potrei mai. A patto che tu rimanga ad ascoltare ciò che ho da dirti. Parla. È da molto tempo che cerchi di catturarmi. E è stato molto divertente osservare ogni tua singola azione mentre lo facevi. Sai, ho riflettuto molto e sono giunto ad una conclusione. Io e te? Siamo uguali, con la differenza che... Beh, che sei bloccato nella convinzione di essere nel giusto. Noi non siamo affatto uguali, tu sei un assassino, io ripulisco il mondo dalla spazzatura come te. È esattamente quello che faccio anch'io, ripulire il mondo dalla spazzatura. Con la differenza che io anniento il problema, lo estirpo, lo colpisco alla radice. Tu permetti al male di
di esistere, non sei risolutivo, Atta. Io catturo i criminali e li faccio marcire in cella, in questo modo risolvo il problema. Ah, che metodi crudeli. Togliere la libertà a qualcuno non è forse peggio che uccidere? Rimanendo isolato, il criminale ha tempo per riflettere, può pentirsi. Dal momento che qualcuno commette un reato, fa qualcosa che danneggia la società. Perde il significato di essere umano. Stiamo andando alla deriva, Aquila, ma penso che tu te ne renda conto. Il mondo va curato. Non c'è più tempo per il perdono. Tu non sei nessuno per decidere chi ha valore e chi no. E tu non lo decidi? Aquila, non essere ipocrita. Tutti sanno cos'è giusto e cosa è sbagliato. Siamo in pochi ad avere il coraggio di agire, di castigare chi se lo merita. Tu pensi che uccidere sia il metodo migliore, ma così facendo tu ti abbassi al livello di quelli che consideri spazzatura e perdi totalmente il significato dell'essere umano. Io non faccio più parte della vostra umanità, non più. Il mio scopo su questa terra è proprio quello di salvare i pochi eletti. Nessuno è giusto al 100%, ognuno di noi è in grado di fare del male. Certo. Ma bisogna mantenere in vita i meno peggio. Tu sei un esempio. Tu sei giusto, sei un giustiziere, sei maestoso come un'aquila che cattura le sue prede. Come ad esempio chi fa del male ai nostri cari. Sai molto bene a cosa mi riferisco. Tranquillo, hai fatto bene, era solo un lurido porco stupratore. Che non meritava nient'altro. Hai fatto bene ad insabbiare tutto. Hai fregato i tuoi colleghi, ma non hai fregato me. Devi solo riconoscere che segui degli ideali ai quali non credi. Ok? D'accordo. Fatti trovare domani alle 18 in punto al palazzo abbandonato in periferia. Insieme al tuo collega così bravo. Con il computer, nessun altro. È inutile aggiungere che se non seguirai queste istruzioni alla lettera, Susie morirà, d'accordo? È giunto il momento di fare l'ultimo test per vedere se sei pronto. Pronto per cosa? Pronto? Pronto? Tranquilla, vedrai che il nostro aquilotto non ci deluderà. Stai dietro di me. Buonasera anche alla famiglia che hai portato con te. Abbassa la pistola. Niente gesti bruschi. Mi basta molto poco a premere un grilletto. E il mio dito è molto più veloce del vostro. Ora. No.
tranquilla, che potrà servirti. Bene, possiamo dare il via al test. Quale test? Ti prego di fare silenzio, lurida formica che non sei altro. Vedi, Aquila, questo tuo amico è un hacker. È riuscito a rubare molti soldi ad una banca in passato, quando era appena un ragazzino. E grazie al suo talento è stato assunto dalla polizia. E in questo modo hanno sfruttato le sue capacità. Non credi che sia un soggetto senza valore? Ha rubato molti soldi a molte persone oneste. Sta mentendo. Ah! Ed è pure un bugiardo. Non ascoltami. Aquila, credo che meriti di essere punito. Facciamo così. Tu gli spari. Oppure io uccido subito. Tranquillo. Hai 10 secondi di tempo. A partire da... ora. 10. So che non lo farai, ok? Spara a questo pazzo. Senti. Spara a questo pazzo. 6. 5. 4. 3. 2. Spara a questo pazzo. Tranquilla, vedi? Tutto a posto. Non c'è nessun motivo di perdere la calma. Il nostro aquilotto ha tutto sotto controllo. Non mi ero sbagliato. Io ho sempre visto qualcosa di puro in te, da quando ti osservo. È per questo che ho organizzato lo stupro della nostra cara amata Susie. Nulla di personale, era solo la prima parte del test. Mai deluso, Aquila. Nemmeno per un istante. No! Vedi, Aquila. Ho ucciso una persona che non se lo meritava. Una ragazza buona. Non sono più degno di continuare la mia missione. Ti ho mai detto che sto morendo? Non mi rimane molto tempo. Fai la tua scelta.
In the coast of this town, you are all around, but I just can't hear no sound. And I get this kind of dream, another place where I don't belong. To skate and the others, I call you from downtown. Said, oi, take a walk in the city of the jokers, the city of the visions. You know, the city of the third act. And I'll take it to the end of the night, as the dawn slowly falls asleep. Eaten by the first delicate lights of the morning. With Johnny, with Harvey, with Jack, with Mikey. Someone give me a gun and put a mirror in front of the stage. Where a car, drawing us home, crashed. An explosion of instinctive, no speaking sounds. And voices in an old-fashioned play where the people wear strange clothes, flashing colors in the night. With Jack, with Johnny, with Holly, with Kay, with Ellie, with Michael. Where the trees are burning, where the last fire danced, where me, where you, where us.